Okay. Allora, siamo per andare nel GP di Austria, vediamo subito le notizie. Pre-gara convinci che si sente molto sicuro del suo vantaggio in cima alla classifica piloti, anche perché è primo, infatti ha 12 punti in più di Raikkonen e penso di poterlo estendere, perché no, al momento la mia scuderia più forte lo sono anch'io. Molto modesto, mentre Alex rilancia la Force India per l'Austria dicendo che è uno dei suoi circuiti preferiti. Va bene, guardiamo gli sponsor. Allora, ti offro un bonus per Silverstone, sarà pensato sì in gara. Ok. Mar Nero, abbiamo già corso in realtà come Canada, come, scusate, come Russia. Questo Gran Premio viene riproposto per l'Austria. Come vediamo le previsioni del meteo ci danno probabilmente di pioggia, quindi sarà molto interessante. Per il momento solo, anche se pioverà subito, quindi insomma, non so come si mette. Ok, direi di portarli con un giro sulle soft, poi tanto piove, ma un giro basta per verificare il setup, è la stessa. Quindi mandiamoli in pista. Purtroppo non è stato fatto un grande lavoro in termini di layout della pista, perché abbiamo lo stesso layout della Russia, però poco possiamo farci. Sì, va in giro tanto. Ok, via. Giro di un minuto piove. Vediamo, ecco, già le prime goccioline. Ah, su Superstella con le intermedie. No, no, aspetta. Ho fatto una cagata, allora. No, non mandate in pista. Vinci. Vinci rientro, ottimo, buono, buono. Ti ben comincio a metà dell'opera. Mettiamo le gomme giuste. Che se non ho idea di dove andare, facciamo così. Chi lo sa. Vai, proviamo a vedere questo cambiamento. Sarà bagnato o no? Perché si uscita. Tempo molto variabile. In testa, ma d'altronde l'unico che ha fatto un tempo per di più con la pista si è venuta. Le sospensioni non vanno bene, però questo è da nulla. Si asciuga e dovrebbe mantenere. Questi davanti hanno tutte le gomme da asciugo. Io nel dubbio le intermedie le provo, perché se piove in gara interessante. Bene, eccellente, ok, eccellente. Quindi
semplicemente, visto che è asciutto, rimonterei le soft e le sospensioni. Proviamo a migliorarlo un altro click. Vai. Ok, mi orienta sopra stella. Adesso le gambe del asciutto sono migliori. Michael va in testa. Ok, pure atterramento del soft. Trasmissione. Vai. Vediamo che ne pensi. Gadlets vola, mamma mia, 6 decimi. Rylex Formula 1 like, coperta decisa da Williams. Ok, non dovrebbe piovere. Uno scroscio di inizio sessione. Vinci vola in testa con le soft, mentre Gadlets si sta migliorando, Chicks va in testa, il BJ Fuchsia. Chiaramente con la pista che adesso si evolverà molto, si dovranno molti giri veloci, la classifica che cambierà al BJ. Passa tutti. 99%. Ultimamente con Michi lo sentiamo, si fa. Contro Superstella. Andiamo. Non è sì. Vabbè, siamo già al 98, che siamo. Vai, vai. Questo così. Massimizzate le soft. A Gattino insegna una BJ che è comunque un vantaggio piuttosto grande. Non so se stava migliorando, però lo richiamiamo al box. Non ho letto neanche quanti giri ci stanno, nel dubbio proviamo le due. Subito pit stop veloce, gomma dura e andiamo in pista. Vai fino a fine sessione. Tre giri. A posto. Saltiamo, simuliamo il resto. Ok, termine test al BJ. Chicks ha fatto miracoli. Va bene. Ok,